Scusa, non sei un po' vecchio per questo look? Sono Young Ligurino, il trapper maledetto del Ponente Ligure. Ah, perché la trap non è la mia musica preferita. Perché non hai mai ascoltato la mia? E onestamente non ci tengo. Pesto, pesto, pesto e rido. Basi, basi, basilico. Ullalalalala. Bessa, bessa, bessalico. Ratatatatata. Colpi gatto, io mi uccido. No, 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 no. Sai che è un po' che non esco con una ragazza. Vengo da una storia un po' lunga, 5 anni. Ah, mi spiace, ma ci pensi ancora o...? No, ma va, sai quelle robe finite, finite da un pezzo. Ci siamo lasciati di comune accordo. Ah, vabbè, dai, allora bene. Non funzionava più, ma sì, ma è proprio, guarda, a me di lei non me ne fregava più niente, hai capito? Quando manca la passione, manca tutto. Guarda, mi spiace aver perso così tanto tempo. Anzi, mi maledico per non averla lasciata prima. Quella maledetta Laida ipocrita bastarda. Vabbè, dai, adesso non esagerare. Falsa! Bugiarda! Sai che io non so se tu sia veramente pronto per un'altra volta. Lo vedi questo? Questo me l'ha regalato lei per il nostro primo anniversario. E io lo bacio. Lo bacio. Torna. Buffetta mia, perché non torni? Torna, torna da me. Ti devi vergognare. Chi io? Sei tu. Sei qui a fare l'aperitivo con vestiti di gran pregio, mentre fuori c'è gente che fa la fame. Guarda che questo è di Zara. Appunto, foraggi le multinazionali neoliberiste, fregandotene di che non arriva la fine del mese. Abbi pazienza, io faccio anche volontariato. Ah, volontariato, certo, per pulirti la coscienza, eh? E tanto sei ingranaggio di un sistema capitalista. Vabbè, se ti do tanto fastidio vado via. Ma dove vai? Ma non sono neanche le 9! Scusa, ma questo è un Rolex? Come? Ma questa è una sciocchezza, è un regalo. Mi dai soltanto un secondo, un minuto solo, torno subito, mettimi in bagno, grazie. Ti dicevo che arrivo da un periodo un po' difficile, no? Un'interruzione di gravidanza e... Ti mando un vocale di 10 minuti. Scusa, mi stai ascoltando? Non vedi? Mi sto sistemando la barba. Ho capito, ma io ti sto parlando di un'interruzione di gravidanza. La mia barba è sacra. La mia barba è un tempio. E io sono il guardiano. Ho capito, ma allora perché sei voluto uscire con me? Perché tu mi guardassi. Mentre ti fai la barba? È chiaro. E se fai la brava, ti permetterò di portare a casa dei peli. Soltanto per dirti che io sono un barbigio. Beh, io mi chiamo... No. Non dire niente. Lasciami sognare in pace. Estremi rimedi. Estremi rimedi.